Questa questione della prestazione si è nell'immaginario collettivo legata molto all'espansione del consumismo. Cioè l'idea che i servizi erogati venivano consumati. Tenete conto che nell'ultima fase, in particolare dalla caduta del muro di Berlino in avanti, tutto l'Occidente è entrato in una fase di iperproduzione e di iperconsumo appoggiato sul debito, su cui si è appoggiato anche il welfare. E nella mentalità delle persone è questo quello che è successo. Pensate al farmaco, è la cosa più evidente questa. Cioè, uno sostanzialmente li consuma i farmaci. Noi infatti abbiamo un'iperproduzione di farmaci e un iperconsumo di farmaci, che poi buttiamo spesso. Ma che cos'è quella cosa? Quella cosa è esattamente dentro il modello per cui noi siamo stati, diciamo, portati ad identificarci come consumatori. Questo è andato fortemente in crisi, nel 2007. Questo è in crisi. Ecco, state attenti che, ad esempio, tutte le pratiche che sono in corso, ma sono, diciamo, inefficaci, sono quelli di dire noi ripartiremo, usciremo dalla crisi quando ripartiranno i consumi. Questa è una palla. Non è così. La dimostrazione sono gli 80 euro. Non è così. Non è una critica partitico-politica per me. È perché il modello di produzione del valore è cambiato. Noi stiamo transitando da un modello iperconsumista che si appoggiava su un'idea di risorse infinite del mondo, ok? Di produzione infinita su quelle risorse, di consumo infinito e di debito infinito. Gli ultimi, dalla caduta del muro di Berlino, il processo che si è chiamato globalizzazione, sostanzialmente è stata questa iperproduzione. Oh, badate bene, anche qui voglio essere, diciamo, il meno ideologico possibile. Questo ha permesso una cosa che qui forse vedete poco, ma circa un miliardo di persone è uscito dalla povertà materiale. Cinesi, indiani, gran pezzo dell'Africa, grandi pezzi dell'America Latina. Comunque quel tour che io chiamo turbocapitalismo, quella spinta ha fatto emergere, diciamo, dalla miseria un sacco di gente. Quindi io non ho una visione solo, come dire, ideologica. Ha creato tantissimi problemi, problemi ecologici, ambientali, disuguaglianze, cioè i più ricchi sono diventati ancora ricchi e quelli che non sono usciti sono diventati ancora più poveri. Però in mezzo si è generato certamente un pezzo di uscita dalla miseria. Se voi guardate i tassi, cioè stiamo parlando di 200-300 milioni di cinesi, di 200-300 milioni di indiani, di un centinaio di milioni tra brasiliani, argentini, uruguaiani, uruguagi, paraguayensi, colombiani. Stiamo parlando del Sudafrica, stiamo parlando del Ghana, stiamo parlando. Cioè, voi dite, vabbè, ma noi, no, noi siamo dentro il sistema, non è che siamo fuori. Quella cosa lì ha preso un grande infarto, però, nel 2007. Quel meccanismo per cui la crescita si fondava sull'iperconsumo, perché la quantità di debiti che abbiamo accumulato non è sostenibile. Complessivi, voi dovete immaginare che noi sulla testa abbiamo qualcosa come 10 volte il PIL del mondo di soldi che non esistono. Tutti i prodotti finanziari che abbiamo accumulato per generare il debito, debito personale, debito familiare, debito delle imprese, debito delle banche, debiti degli stati. Adesso la dico in modo un po' volgare, i derivati, cioè noi impacchettavamo tutte le volte il debito. Molti dei vostri fratelli, se avete fratelli maggiori che hanno acceso i mutui, i loro mutui il giorno dopo finivano in un'altra scatola che era fatta di tanti mutui in giro per il mondo che poi finiva in una veniva rivenduta, con l'idea che tanto noi avremmo prodotto prima o poi il recupero di quella cosa perché avevamo una capacità infinita di sviluppo. A un certo punto uno, come il gioco di Sant'Andrea Catena di Sant'Antonio, è andato a chiedere indietro quel debito o l'Equadoregno che a New York non riusciva a pagarsi la casa. Cioè a New York davano case, ma anche qui, a
a 500.000 euro a gente che guadagnava 800 dollari, eh. Gli facevano mutui da 500.000 euro su 800 dollari di stipendio. Ma guardate che anche qui, moltissime banche vendevano mutui. Se voi andavate, non vi davano solo il 100% del valore della casa, vi pagavano anche vi davano i soldi anche per comprare i mobili. Infatti la speculazione grandissima è venuta sull'immobiliare. Cioè, con l'idea che comunque saremmo cresciuti, qualcuno ha vinto anche dei premi Nobel, su questo tipo di algoritmo. Ora, quella roba lì si è inchiodata. Un pezzo di crescita che noi abbiamo costruito, infatti, l'abbiamo poi in questi 8 anni, siamo rientrati. Cosa vuol dire che non cresce il PIL? Se voi guardate i debiti delle banche, vuol dire che non c'è capacità. Però stiamo su quello che ci interessa più del welfare. Quello che è passato anche nel welfare è che i servizi si consumano. Non solo quindi moneta prestazione, ma io consumo dei servizi. Mi state capendo? No, questa cosa si è fermata. Si è fermata vuol dire, diciamo, che non è più in grado di generare uno, se fosse anche pseudo, comunque un valore economico di ritorno. Ve lo dicevo, cioè, pensate all'esplosione delle RSA, cioè la modalità di rispondere alla cronicità e all'età avanzata e all'autosufficienza è stata generare dei posti iperspecializzati a 2.500-3.000 euro al mese, capito? Con il tuo letto, il tuo flebo, le tue infermiere, con la crescita prevista, cioè, bastava guardare i tassi demografici, si vedeva, cioè, quel modello lì non sta mica in piedi. Però nel frattempo quella roba ha generato debito in Italia, perché siamo i soli, molto individualisti, il debito maggiore l'abbiamo scaricato sullo Stato, diciamo. Ma se voi guardate mediamente il debito dei paesi occidentali, supera abbondantemente il 300-350%, se si sommano i debiti individuali, quelli delle famiglie, quelli delle imprese, quelli delle banche, quelli dello Stato. Noi la maggior parte ce l'abbiamo sullo Stato. Anche qui, mi interessano, diciamo, le condizioni del fenomeno strutturale, diciamo, non il dibattito politico più o meno interessante in salsa italiana o in salsa europea. È successa un'altra cosa determinante mentre avvenivano questi cambiamenti, che è stata mediata prevalentemente dalla tecnologia, che da una società verticale noi siamo andati ad una società piatta. Lo faccio spesso l'esempio della mia figlia. Mia figlia che ha 14 anni, quando prende, gli lascio il cellulare, perché ho resistito con mia moglie fino alla prima superiore. In un paesello come il nostro, già alle elementari i bambini hanno il cellulare. Qualcuno mi deve spiegare perché. Comunque, no, sono processi interessanti. Ma anche questo, il consumo tecnologico è interessantissimo dal punto di vista dei tipi di legami, di dipendenze che genera, eh. Mia figlia a 14 anni aveva già 2.500 amici su Facebook. Lo dico spesso perché nella mia esperienza, storia, gusto della vita, la parola amici è una cosa importante. Cioè, 2.500 amici. Ma mia figlia che esperienza fa quindi della relazione? Fa un'esperienza piatta. Tra l'altro monosensoriale, monosensoriale vista, non c'è neanche l'udito. Non c'è il tatto, perché il tatto non tocca l'altra persona, tocca un tasto. E aggiungo a questa cosa che è stata io la chiamo la destrutturazione dei processi autorevoli di autorità nelle relazioni. È chiaro che con mia figlia io non posso avere il rapporto che avevo con mio papà, che mio papà aveva con me. Cioè noi nel giro di 30 anni abbiamo destrutturato nei rapporti primari. Abbiamo destrutturato il senso delle relazioni. Badate bene, tutto ciò l'abbiamo chiamato libertà. Io non lo contesto in questo momento. Dico solo che la domanda è com'è che si produce l'autorità in una società piatta? In una società verticale aveva i suoi riti, modi, costumi, più o meno patologici, ma aveva la parola che diceva il papà al figlio, aveva un suo spessore, al di là del contenuto e della moralità del papà, ce l'aveva. Oggi questa cosa è tutta da dire.
questo ve la dico per i processi educativi, i processi di socializzazione, sono radicalmente cambiati. C'è tutta una teoria che dice, affidiamoci, cioè, è totalmente la tecnologia che media queste cose. Io ho colleghi pedagogisti che consigliano di avvicinare i bambini all'iPad dopo i 3 mesi. Per me questi andrebbero arrestati e condannati a 6 anni di reclusione. E certo, no, ma c'è tutto. E certo, perché la libertà è l'accesso alla tecnologia. Perché la tecnologia è la libertà. Esattamente perché ti dà 2500 amici. Puoi accedere a tutte le informazioni, il mondo, crei, fai. Ricordatevi che la tecnologia si muove su un pensiero cognitivo binario, E ridurre l'uomo a un pensiero binario è una pura follia. Il mio problema educativamente invece è rendere i ragazzini emancipati dalla tecnologia. ma chi lo sta facendo questo? Invece il gioco è a spingerli, no? Ma pensate anche tutta l'idea dell'innovazione. L'immaginario è che l'innovazione è tecnologica. Nessuno immagina che c'è un'innovazione sociale, che c'è un'innovazione morale, che c'è un'innovazione strutturale, che c'è un'innovazione materiale. No, infatti le imprese nuove come si chiamano? Start-up, e cosa hai in mente? Le app. Ecco, liberatevi da questo immaginario. Se state in questo immaginario siete fottuti. Lo dico anche a voi, diciamo, processi. L'innovazione, questo è il mio amico Minervini, gliel'ho già detto. Attenzione, perché l'innovazione di sole app si muore, A parte che, diciamo, la retorica sulle start-up è veramente pazzesca. Perché poi qual è l'icona? Sono i due che dentro un magazzino, chissà cosa, saldano, non so che cazzo saldano, e fanno e creano una roba nuova. Ma guardate che neanche la Silicon Valley funziona così. Cioè gli investimenti che la CIA e il settore militare ha fatto su internet prima che poi da lì partissero altre cose sono inimmaginabili. Mica internet l'hanno creato in un cazzo di buco il culo facendo due app e saldando la mortadella col catrame. Cioè, ma siamo fuori. Tra l'altro questo è totalmente altro dai processi creativi e generativi del modello mediterraneo italiano, che sono processi più legati alle trasmissioni della tradizione, alle costruzioni di senso comunitario, cioè seguono tutto, hanno seguito alla bottega, la bottega. Tra l'altro lo dico, sono in una scuola e vediamo, così mi arrestano definitivamente. Cioè, noi anche sui modelli scolastici abbiamo totalmente copiato i modelli anglosassoni, sbagliando radicalmente. Gli apprendimenti reali in Italia e nel Mediterraneo sono avvenuti tenendo sempre in parallelo l'apprendimento cognitivo mentale con l'apprendimento delle mani, con delle mediazioni relazionali che non erano solo teoriche astratte con gli adulti, ma anche pratico-comportamentali. Io faccio parte ancora di una generazione che per fortuna ha avuto questa possibilità. Tanto questo sui disabili direbbe una serie di cose interessanti, cioè cosa facevi? Sì, andavi alle medie e poi andavi al liceo, capito? Ma tu al sabato andavi a scaricare le angurie piuttosto che aiutavi, e ci avevo 12 anni, 13 anni, lavoravo. Adesso invece l'immaginario è che si lavora dopo i 25, forse, e si producono degli accelebrati totali, che si immaginano di andare in un posto di lavoro. Come se il lavoro fosse un posto e tu improvvisamente hai studiato tanto, sei stato lì sul cesso, hai fatto tutte le tue menate e poi improvvisamente entri nel mondo del lavoro. Questo è un immaginario completamente sbagliato. Sbagliato in Italia. Ma perché hanno processi di avviamento e di pratiche che sono legate alle relazioni di vicinato, di parentela. Noi abbiamo, non è una lezione sui giovani, ma questo ve lo dico, anche quell'immaginario lì è completamente cambiato, no? Quindi noi abbiamo un problema dell'uscire dall'idea che valore ed economia è uguale consumo, compresi i servizi e compreso il welfare, polemicamente. C'è stata tutta una menata per cui ogni bisogno corrispondeva a un diritto e ogni diritto corrispondeva a un consumo di servizio. Sai quante volte mi è capitato? Perché poi, la comica, è che la grande stagione dei diritti,
che sostanzialmente sta tra gli anni 60 e gli anni 70. Era una stagione di diritti collettivi, non individuali. E questo ce lo siamo dimenticati tutti. Oggi, quando uno pensa al diritto, pensa al suo diritto individuale. Anche questa la cito spesso. Per cui voi, se avete una ragazzina di 16 anni che si vuole rifare le tette e va dalla psicoterapeuta e dice: guarda che se non mi rifaccio le tette io divento anoressica. Segnalazione all'ASLA. Con quello all'ASL che dice: cazzo, devo rifargli le tette. No, no, ma vi cito casi concreti, eh. È un tuo diritto che se hai due linee di febbre vai al pronto soccorso e ti devono curare, ma sei scemo? Perché l'immaginario della cura e della salute è tutto tecnologico. Ci sono i posti deputati a rispondere in maniera iperspecialistica a qualsiasi cazzo ti succeda. Fuori di testa. Consumo, capite? Quello lì è consumo, eh? Da mia moglie che fa il medico, io ogni tanto vado in sala d'aspetto, ma c'è la gente che va là con le sue liste di esami che vuole fare, ma te le ha viste alla TV? Faccio un bel check-up. Ma che cazzo di check-up fai? Ma sei scemo? Ma sai quanto costano quel cazzo di 50 esami che vuoi fare? E se il medico non glielo fa, telefona al tribunale dell'ammalato, eh? Perché la salute è avere da questo coso qua che mi dice quanti trigliceridi o quante, vabbè, dopo che lo sai, consumo, capite? Business, eh? Grande business. Mi state capendo? Però il mio suggerimento è che anche quel film lì è andato in che non regge, capito? Il mondo non regge. Non regge. Allora, per tornare a bomba sulla cosa del welfare, la dico un po' così. La questione moneta prestazioni consumate, che si è appoggiata su un'idea dell'individuo, e uso apposta queste parole, che accedeva attraverso delle funzioni alla soddisfazione dei suoi bisogni. State capendo? È un certo tipo di modello. È un modello proprio di società, è un modello culturale ed è il modello anglosassone. Grandi funzioni, sostanzialmente tecniche, il riconoscimento degli uomini e delle donne come individui, che attraverso delle libertà, è stato interessantissimo come questi temi sono stati usati sia dalla sinistra che dalla destra, eh. E questo è un modello culturale, non è un modello ideologico, è un modello culturale. Delle libertà individuali costruiscono la propria persona, tra virgolette, realizzano la propria, io dico, volontà di potenza. Questo non è il modello mediterraneo e questo non è il modello italiano. Il modello italiano è il modello mediterraneo con tutte le sue patologie. Badate bene che quel modello anglosassone non è in sé cattivo, contiene le sue patologie. Quando voi gonfiate troppo la volontà di potenza delle persone che si sentono degli io e degli individui, voi generate dei mostri, esattamente, generate 100 miliardi di gioco d'azzardo, generate la bulimia e l'anoressia, generate la depressione, generate quel racconto che vi ho fatto di, come dire, di gente che sta in un appartamento, esplode e generate esattamente che la maggior parte degli omicidi in Italia ha per cause la famiglia, non è femminicidio, penso me li sono studiati bene, è la famiglia dentro un appartamento che scoppia. Abbiamo superato il 37%, credo, quest'anno, di gran lunga più della mafia, dell''ndrangheta, della camorra messi assieme. Causa delle morti? La maggior parte del caso delle morti per omicidio in Italia si chiama famiglia in appartamento. Con degli io che vengono gonfiati,
il mondo gira intorno a te, ma se tutto gira intorno a me, tu cazzo marito, caro mio, devi corrispondere a tutti i miei bisogni, tu cara moglie, devi corrispondere a tutti i miei bisogni sessuali, affettivi, intellettuali, mentali, in un appartamento di 50 metri quadrati. Non c'è traccia del valore della fragilità, non c'è traccia, la fragilità è chiaro che bisogna. Non c'è più traccia della morte, non si può parlare della morte. Appunto, noi vivremo sempre di più. Alzate Tanto guardate che anche il business dell'accompagnamento alla morte sarà un grande business, eh? Nella libertà di scegliere quando cazzo a 140 anni morirai. Ma lo stiamo facendo anche il grande business di prima. Che figlio vorrai? Sì, con gli occhi azzurri, capelli rossi. Appunto perché avere un figlio è un diritto. Follia pazzesca. Avere un figlio non è un diritto. Ma siamo fuori di cervello, cazzo. Ma quello lì è tutto il film dell'iperconsumismo, che ormai ha transitato oltre gli oggetti. Oltre gli oggetti, noi consumeremo noi stessi e il desiderio di noi stessi. Psicologa? Bene. Questo è un modellone, eh? Questo modellone ha prodotto anche delle cose interessanti. Io sono arrivato qui con la Ryanair, ho speso 80 euro, ne spenderò, non so, 40 a tornare indietro, mi ha permesso una certa modalità. Questo modello ha permesso, come dire, che io attraverso internet possa guardare in questo momento cosa succede in quel cazzo del buco del culo del mondo di Pechino e cosa succede lì se ho un amico, prendo Skype, cioè non sto demonizzando, però bisogna, la vita bisogna guardarla tutta, questo modello ha delle patologie, eh? Come tutte le cose umane, non è Dio questo modello, per usare un termine un po' forte. Quello che dico in salsa italiana è noi siamo fuori asse su quel modello, cioè non è la nostra storia. Noi veniamo da un modello greco-cristiano che faceva dell'agorà, della polis, della comunità, Attenzione, quel modello lì ha per contrappasso la mafia, eh? Ha il sistema familistico amorale, ha le comunità chiuse, ha le corporazioni. Non sono neanche qui a dirvi che il modello, diciamo, italiano-mediterraneo è il più bello del mondo. Non è quello là, però, non è individuo-funzione, ok? Con in mezzo il mercato che, come dire, regola la mano del mercato. Cioè, vabbè, lasciamo perdere comunque. Come se questo qui non fosse proprietario di qualcuno e ogni volta che entrate in Facebook non date il soldo a qualcun altro, cioè. No, si elimina tutto, no? Quella cosa lì. Il nostro è un modello personale, relazionale. Certo, bravo, benissimo. Ma dicevo prima, se adesso andate un po' agli ipermercati del Nord, siccome stressando troppo quella parte lì si è entrato in un'anomia totale, e in un senso di angoscia, che questo succede. Capisco che c'è la sindrome da shopping, le donne in particolare, diciamo, ce l'hanno, diciamo, da beautiful in su, però a un certo punto ti resta il vuoto, eh. Certo. Ah no, ma così. E poi, ma me, ci siete arrivati dopo, dalle mie parti non si va più al santuario della Madonna di Caravaggio. A Santa Domenica avete le famiglie che vanno al santuario dell'Orio Center. Capito? Dove c'è Max Mara, c'è gli stessi marchi che troveresti a Parigi, capito? Dove mangi una strana pizza, dove giri col Carel. Ma è quella roba del consumo, però il mio messaggio è guardate che anche quel film lì è finito. Ne viviamo e poi in Italia abbiamo strascichi. Ma non voglio farvi la menata su, diciamo, gli assetti economici. Voglio ritornare alla questione del welfare. Allora, se il nostro modello è maggiormente legato diciamo, alla dimensione relazionale comunitaria e all'immaginarsi, passatemi il termine, diciamo, un po' di antropologia, un po' più dei tu che degli io. Cioè, a noi piace essere il tu di qualcuno, che poi diventa un nome. Ma noi siamo il Johnny è il marito di Monica, capito? È il tu di Monica. Noi
È il papà di Marta, Mirko, Noel ed Elia. È un tu per loro. È un tu per il suo amico Antonio, per il suo amico Giovanni, per la sua amica Simone. È un tu. L'esperienza che facciamo del nostro io è un'esperienza di tu. E questi tu si cristallizzano poi in riti e forme e dialetti, infatti, perché abbiamo così tanti dialetti in Italia. E scommetto che anche a Taranto non si parla lo stesso dialetto di Brindisi, a Brindisi. Cioè, vabbè, ma vi siete chiesti, ma non è così in tutto il mondo, né? È molto il Mediterraneo connotato da questa cosa. Casomai gli altri hanno un po' di slang, hanno delle. Perché? Ma noi abbiamo proprio dei veri dialetti, eh? O il bergamasco non è il bresciano, eh? Io vi porto il vocabolario del dialetto bergamasco, è una lingua, eh? Brutta, cioè, abbastanza brutta, cioè. Non così, diciamo, come la vostra. No! E no, ma pensateci, fate andare, ce lo siete giovani, pensate alle cose, perché noi abbiamo quel tipo di propensione. Torno a dirvelo, non è più buono o più cattiva, è un certo tipo di modalità di convivenza, più i ragazzi che ci arrivavano, di convivenza. Cioè la nostra convivenza ha bisogno di generare e rigenerare legami. Il tuo bollino, no, al bar, giusto? Simbolizza un legame, no? Sei andato a chiedere un legame. E noi abbiamo bisogno di generare e rigenerare non solo funzioni, ma significati. Tant'è vero che produciamo i dialetti, i linguaggi. Noi siamo dei gran chiacchieroni. La parola per noi non indica solo delle cose, genera delle relazioni. No. No, questo è un punto. Ma che ti ho già passato una palla, che se sbagli porta, ti faccio un culo così. Cioè, questo è già un grande punto allora. Allora non si tratta solo di immaginare, dell'avere, della moneta e delle prestazioni e dei servizi. Si tratta di immaginare, di rigenerare legami e significati. Eh no, questo è un punto di visione, eh. La traduco in termini operativi. Né un euro, né un servizio se non alimenta legami di senso. La dico così. Vivendo in una piccola comunità di famiglie dove, tra le altre cose, noi ospitiamo le persone e non siamo un servizio sociale, perché a noi ci piace fare così. Le persone che arrivano nell'ultimo periodo non sono solo misere dal punto di vista economico, sono totalmente misere dal punto di vista dei legami. Vi è una signorina chiama. E quando uno è misero dal punto di vista dei legami, quando ha un problema o quando ha una gioia, è con chi la condivide? Le badanti, badate bene, arrivano esattamente da questo film. Lo capite? Allora il tema è, e mi avvicino, e mi spiace, si sta bene, che sul come non c'è. Se io immagino un'organizzazione, io la chiamo un'impresa sociale, per cui bisogna essere consapevoli degli elementi economici che si assumono. Qual è il valore che genero? È innanzitutto un valore di legame e di significato, utilizzando servizi e moneta. Per quello ti provocavo prima, che cosa state immaginando? Perché poi allora il tema della professione e della specializzazione è esattamente a servizio dell'una o dell'altra cosa. Poi si possono usare tecniche molto simili, ma vengono lavorate e smussate e costruite dentro contesti di senso che sono diversi. Traduco. L'autonomia di un ragazzino, diciamo che ha un quoziente di intelligenza sotto i 70,
Non è solo un percorso con la Ericsson a che impari a schiacciare due tasti e distingua 5 euro da 10 euro e fa il percorso di apprendimento. Sto parlando di cose che penso che sapete. È anche la costruzione di una rete relazionale in cui si riconosce, si affida e gli riconosce un valore. È anche il fatto che lui insieme ad altri costruisce delle cose. E anche il fatto che ha il quoziente intelligenza a 60, ma certamente c'ha una caratteristica interessante, che ne so, fosse anche che si trucca bene. Quella roba lì mi interessa. È legame, capito? È attribuzione di senso, non è solo funzione. Imparo a cosa sono 5 euro perché così compro un panino e fine, no? Perché lo vai a comprare lì? Cazzo, te ne fai del panino? Eh no, ma guardate che questo è un punto di svolta e siamo esattamente dentro una crisi dove o le comunità, le nazioni sono in grado di dire qualcosa, se no nel grande mare della globalizzazione noi verremo schiavizzati dal tecnopotere. Perché ne siamo completamente circondati, siamo andati addirittura in macchina a prendere il caffè. Eh no. Diventare emancipato, cioè la parte comunitaria richiede una capacità di emancipazione, capito? Della tecnocrazia, perché sa che c'è qualcosa di, perché fa un'opzione di valore, di importanza, di significato. Ognuno poi laicamente, religiosamente, politicamente ci metta su quello che vuole. Con la macchinetta? Certo. Questo è un bel esempio. Questo è un bel esempio. Chiedo scusa per parlare al microfono. No, questo è un bel esempio. È un esempio semplice. Certo, ma non è solo un valore astratto, capite? È un processo di generazione di valore, per me anche imprenditoriale. Vi potrei fare vedere imprese costruito in un modo o nell'altro, anche tra virgolette profit. Secondo me nel terzo millennio si supererà anche la questione profit e no profit. Sempre col microfono, No, allora voi dite, ma rispetto a noi, cosa significa questa cosa qua? Per fare questo, come faccio a tenere su una cosa del genere? Sì, ripeto, però prima bisogna vederla, non solo come un allungamento tecnico-professionale della propria specializzazione o della propria attitudine, diciamo così, a mettere a disposizione degli altri le proprie competenze, ma come una visione di convivenza. Nel primo caso continuiamo a immaginare comunque che il welfare vada spacchettato in sottoservizi e vada reso disponibile attraverso organizzazioni, agli individui. Il caso funzione individuo è esattamente questo. Nel secondo caso immaginiamo che il welfare serve alla convivenza. È un po' diverso, eh? Serve al convivere, che il welfare costruisce comunità, non risponde a bisogni individuali, in primis, perché costruendo comunità risponde anche a bisogni anche individuali. E no, e guardate che cambia proprio il processo organizzativo e produttivo, se devo poi parlare in maniera molto hard, e vi immaginate alleanze diverse, eh. A breve voi dovete avere nel vostro gruppo anche degli architetti, delle parrucchiere, delle estetiste, non solo gli iper specializzati del welfare che erogano i servizi di welfare. Avete bisogno di ragionare con persone molto diverse da voi, perché da lì viene anche il denaro, eh? Dovete allearvi forse con dei ristoratori, con dei marinai. So che mi guardate sempre con aria sempre più perplessa. E no, sono con degli urbanisti.
Cioè, voi riconoscete, tornando in termini deontologici, la vostra fragilità. Pur essendo le psicologhe più brave del mondo, le pedagogiste più brave del mondo, e noi non ce la facciamo esattamente, c'hai un muro. C'hai un muro. Tu il muro ce l'hai perché hai scelto Taranto. Se salti quella roba lì e scegli altra cosa, cosa che potete fare? E vi invito a riflettere molto bene sulla scelta. Hai un problema di ampliamento del business legato alla tua specializzazione, allora devi molto allargare. Devi cominciare a fare parte di terapia attraverso internet, usa Skype. Devi immaginare, aspetta, te l'ho detto prima, devi immaginarti di parlare inglese e un po' albanese e di andare in Albania. Devi immaginarti di avere in franchising rapidamente 8-9 cose dentro il Piemonte, devi aggredire dei mercati. Devi andare rapidamente ad allearti con alcune RSA e dirgli: ma come state trattando gli anziani? Noi con la nostra esperienza di disabilità dei disabili possiamo farvi abbassare il costo di gestione quotidiana dei vostri anziani. Fai altro, non è più buono o più cattivo, fai altro. Ok? Poi per l'amor di Dio, i travasi nelle cose esistono sempre, ma sono due modelli, uso una parolaccia, di business, di organizzazione, di lavoro, di immaginazione, di generazione del valore diversi. La traduco nel Novecento, nella mia cooperazione sociale, abbiamo avuto esattamente due modelli. Cioè, siccome la cooperazione sociale è cresciuta con l'aumento dei budget dei comuni, in soldoni, quello che vi spiegavo prima, che poi esternalizzavano, prima con le convenzioni, poi con gli appalti, voi avete avuto due modelli. Quelli che hanno rincorso, diciamo, lo strumento, e quindi avete cooperative di 5.000, 10.000 addetti che si muovono tranquillamente tra Trapani e la Val d'Aosta, vi potrei citare i nomi, l'Arciere, la Punto Service, la Domus, ce ne sono una ventina, fanno 20.000 addetti e non lo dice nessuno, ma fanno robe, sono grandi ormai più della Fiat, eh? E hanno rincorso il mercato dell'esternalizzazione dei servizi dell'ente pubblico, hanno interpretato così la loro missione. Io ho sempre contestato quell'interpretazione, però va bene. Poi hanno capitalizzato, hanno tirato su, siccome tu fatturi diciamo 100-150 milioni di euro, tira fuori anche soltanto l'1% ogni anno, tiri fuori 1 milione, hanno investito, hanno costruito la loro RSA, cioè hanno fatto un business pieno, lì di psicologi, pedagogisti. No, non sto guardando così, guardo. Si chiama allo stesso modo della mia cooperativa sociale che si chiama Namaste, che si muove in un pezzettino della provincia, che fa gli alloggi per i disabili, che fa il 60% su 5 milioni di euro sul privato, che ha costruito una mutua, che ha nel proprio consiglio di amministrazione due genitori dei disabili, che adesso aprirà un ristorante con gli psichiatrici. Mi state capendo? Perché sempre, perché la via c'è sempre poi dei bivi, no? Voi secondo me siete abbastanza vicini ad un bivio. Ripeto, arrivo a dire a 52 anni che non c'è più il buono o cattivo. Io ho lavorato più sul secondo modello che sul primo modello, perché lo sento, perché adesso questi che verrà meno l'ente pubblico, per chi lo faranno? Lo faranno per le assicurazioni, la XA, le Generali, la Vipop, l'Unipol, che chiaramente stanno spostando moltissimi investimenti sull'assistenza alla salute. Anche in Puglia. Ma ora, in mezzo certamente c'è anche la vostra retribuzione, c'è anche la vostra dignità. La modalità per arrivare a quell'anche è diversa nel primo caso e nel secondo. Mi capite? È giusto che l'abbiate, perché, come dire, anche questa roba dell'eccedere col dono non va bene, l'eccesso di dono genera sempre dei grandi disastri. Qualcuno poi lo paga o glielo fai pagare. L'eccesso di sacrificio non va bene. Questo è un suggerimento etico-morale che vi do. Bisogna riconoscere i giusti interessi e bisogna riconoscere la giusta propensione al dono. È l'armonia tra queste due cose che ci genera solidi e ci fa essere affidabili nel medio-lungo periodo. Anche perché, come minimo, deontologicamente, se coinvolgete un disabile nelle vostre attività, non è che lo consumate, eh.
Cioè, vi dovete prendere una responsabilità. No, credo di parlare con persone per bene, no? Non credo che vi interessa, lo fai venire un giorno, poi il giorno dopo non si può più, ciao, arrivederci. Cioè, ti prendi una responsabilità, eh. Questo richiede che organizzi una struttura, appunto, che capisci che devi rendersi sostenibile. Cioè, a questo punto di vista la sostenibilità è una scelta non soltanto, diciamo, di interesse in termini individuali, è una scelta etica rispetto alle persone a cui vi rivolgete, eh. Lui dice, vabbè, chiudiamo il negozio, chi se ne frega, vai da un'altra parte a comprarti le scarpe. Adesso la dico in modo un po' banale. E quindi questo è un passaggio rilevante. Per ora arrivo fino qui. Posso dire una cosa? Vi faccio veramente un esempio stupido. Questo è un pane che viene da Altamura. Altamura è una cittadina, insomma, che si sa, no? Il pane, la pasta. È un pane particolare, perché è integrale, semi di lino, è un pane vero, che ha un peso. Che cosa è successo nel mercato tarantino? Che da un certo punto in poi si è iniziato a fare un pane gommoso, rosette, pane bianco. E la farina, il grano, oggi è geneticamente modificato. Infatti perciò tante persone sono diventate celiache, intolleranti. Quindi hanno studiato questi panettieri, probabilmente il mercato della zona. Allora qui arriva il pane d'Altamura, forno a legna, normale così, il pane dalla Calabria. Le uova, ad esempio, un'altra storia, perché ormai i bambini non sanno più che le uova le producono le galline, penso che nascono sull'albero. E io conosco un signore che ha preso ha creato un agriturismo nella zona verso Martina Ostuni e ha fatto allevamento a terra di galline. Adesso ci avrà 5.000 galline e solo da quello si fa la sua giornata di lavoro. Poi ci avrà bed and breakfast, eccetera, eccetera. Quindi io sono sempre stata dell'idea, come diceva il nostro docente, di allargare, perché nel piccolo rimaniamo sempre nell'impasto. Allora bisognerebbe, voi che siete giovani, che avete veramente una vita in progress, come si dice oggi, davanti, cercare proprio l'idea in modo da andare incontro, ma far venire anche, no, delle persone qui a usufruire dei servizi, però anche andare incontro. E dicevo prima, le lingue sono una cosa basilare, l'inglese, ma anche il cinese oggi. Cioè, veramente non si può stare più con le proprie competenze, come la parola che usano tutti oggi, non si può stare più tra quattro gatti. Cioè, si deve lavorare di più, però sempre con questo bell'intento di... ci deve appassionare quello che facciamo, deve renderci qualcosa nella relazione, anche a noi. Io sono stata tanti anni insegnante, ma... non solo davo io ai ragazzi, quanto loro davano a me. E questa è stata la cosa. Sì, lo stipendio è chiaro che serve per vivere, ma non è solo quello. I soldi poi arrivano. Ci deve veramente, deve essere un'idea che mi devo alzare la mattina e devo dire che bello, io faccio questa cosa perché mi piace che devo arrivare a questo risultato. Quindi l'esempio del pane, però questi si sono fatti un'indagine di mercato. Che pane c'è a Taranto? Una schifezza. Allora sai che c'è? Ci muoviamo col camioncino la mattina, andiamo e portiamo. Ma quanto vendono? Sì, scusa, l'esempio che mi fa dire, questo è l'esempio degli alimentari. È l'altro esempio appunto del modello italiano mediterraneo. Cioè, voi perché avete una cucina così, come i dialetti, una cucina così differenziata? Appunto, il pane di Altamura non è il pane che si fa a Lecce, no, ma è lo stesso tipo di questione, perché c'è una affezione, una cura del contesto che sta intorno a te che genera delle forme. Certo che la pasta è una, ma la pasta che voi mangiate al ragù a Bologna non è la pasta a cacio e pepe che mangiate a Roma, non è la pasta alla norma che mangiate da me in Sicilia, o non è la pasta vostra con i broccolini, lì come si chiama, le cime di rapa. Adesso, sempre pasta è,
formaggi. Che cazzo? Cioè, il taleggio non è il cacio, che stiamo parlando di latte, eh? Questo però, quel tipo di affezione, sto spingendovi lì, quel tipo di affezione è esattamente l'affezione che bisogna avere anche nel generare la forma del welfare che la comunità insieme ad altri alleati, poi qui ci arriverò, è in grado di generare qua. Questa cosa deve saper parlare anche altre lingue, è perché magari voi avete anche dei turisti disabili, avete qualcosa da offrirgli? Perché magari quello che scoprite nella disabilità, sto dicendo, è molto interessante anche per la cronicità dei malati di Alzheimer. Perché magari delle competenze creative che saltano fuori con i Down sono interessantissime da giocare anche con i bambini tra gli 0 e i 3 anni. Mi capite? Perché quell'alleanza fatta su per generare un artigianato bello e non quattro cazzo di perline brutte è interessantissima per tutti. Lo capite? Sì, si capisce? Oh, ditemi di no se non capite, cazzo. Perché quello genera valore, genera anche denaro. Sì, vi posso testimoniare che genera anche denaro. Se avete in mente immediatamente invece la finalizzazione del denaro rispetto alle due competenze che avete, fatte come quelle cooperative che vi ho detto nello scorso secolo, il mercato in quel caso lì era il mercato degli enti pubblici e degli appalti, oggi il mercato è quello dei bisogni individuali, allora avete bisogno di tanta gente. Non dovete ragionare su 250.000 abitanti, dovete ragionare a tappeto, cioè dovete vendere il prodottino in maniera molto larga. Poi siete molto intelligenti, saprete fare delle mediazioni, però il fuoco è diverso, ecco, mi capite? Poi nella vita bisogna anche avere un po' di tattica, ci arriveremo spero entro domani a mezzogiorno, bisogna anche mediare, questo non vuol dire che non dovete andare a cercarvi una convenzione, però la domanda è dov'è il fuoco? Dov'è la visione? Verso dove tendete? Qual è la cima della montagna o il fondo del mare che volete andare a scoprire? Volete solo galleggiare come delle merdiciole, magari con stipendio, magari galleggerete come delle merde, o volete lasciare qualcosa di voi che vale? Pensate di essere uniche, sì o no? Fanculo allora, tirate fuori le marones. No, mi manca l'unico con i marones, mischia. No, ma siete un po', siccome da quel che intuisco, siete un punto di svolta. Poi vediamo allora il come, su cazzi suoi che non c'è, solo perde. Però torno a stare su questo punto, perché questo punto non è per nulla scontato. Veniamo da un'abitudine molto prestazionale, monetaria, iperspecialistica. Questa è l'abitudine. Perché il modellone dagli anni 50 in avanti è stato quello anglosassone che ha spinto in maniera fortissima. Ed è un modellone individuale funzionale. Che ha tantissimi pregi, torno a dirvelo, c'ha un sacco di difficoltà. Il problema è che incarnarlo in Italia è complicato perché noi abbiamo una storia che è costruita in un altro modo. Potrei spiegarvela anche religiosamente, teologicamente. Noi qui abbiamo il Papa, capite? La costruzione che è girata intorno alla Chiesa Cattolica con tutti i suoi limiti è una costruzione per parrocchie, capite? Cioè, non è l'idea luterana, leggi il Vangelo, parla con Dio e manda tutti a fanculo, cioè. Nel bene e nel male, Lutero è stato un grandissimo per quello che mi riguarda, ma voglio che lo capite, noi siamo anche la nostra storia, dovete essere consapevoli di questo. Assolutamente. Anche perché la mattina vorrei intanto rimanere qua. Su. Cioè, ho detto anche fin troppe cose. Ok. Io condivido... Come che ti chiami? Giuseppe, sono un ingegnere biomedico. Ah, è interessante. E infatti mi trova d'accordo su praticamente tutto. Condivido moltissimo il discorso, è un sentimento che condivido anch'io nel lavoro che faccio, ne parlavamo con Domenico, appunto su questo, su questa necessità di trovare un senso al lavoro che uno fa, no? Che non è tutto finalizzato alla tecnologia, alla app, ma va trovato un lavoro, va trovato un senso. Quello che mi chiedo è, che mi domando, quando tu lavori e hai questa visione, no? E riconosci un valore che non è soltanto quello del denaro o del fatturato o di qualcosa che contano, no? Che contano, è chiaro, che contano. Ma come fai a rivolgerti? Come fai a rivolgerti a quello che ci hanno insegnato essere il customer, no? Il cliente,
che però invece dall'educazione, cioè dal tipo di educazione, dal tipo di informazione che passa, mira invece a quell'altro tipo di modello, no? Cioè mentre tu riconosci un modello, un valore in quello che fai, nelle relazioni, eccetera, invece sembra, almeno questo è quello che sembra, che il mercato conduca verso lo smartphone, verso l'app, verso l'automatizzazione, verso la spersonalizzazione. Allora come si fa a mostrare quello che tu fai, che ha un valore al di là, cioè come fai a valorizzare il tuo prodotto, che non è soltanto quello, no? Quello mainstream, diciamo. Ti faccio un esempio rimanendo sull'handicap e poi una generalizzazione inglese. Allora, la cooperativa di cui sono volontario, che è la nipotina della cooperativa di cui ho fatto presidente, poi ha dato vita a circa una ventina di cooperative nella zona di Bergamo. Cioè, è stato un processo di spin-off. Ultimamente ha ricevuto ora, ti faccio questa storia perché è importante. A un certo punto ospita una persona che era rimasta senza genitori. Questo risultava il famoso stupido del villaggio. Se ne prende pura, organizza una rete di famiglie che lo ospita intanto che si immagina qualche cosa, si collega con la Caritas, l'associazione genitori, trova tre famiglie che lo tengono a testa una settimana. Questo nel frattempo va sotto una tutela, una curatela amministrativa, perché era rimasto senza genitori, aveva 45 anni. Ed è il tipico, diciamo, stupido del villaggio. Il curatore scopre che il padre, che era un contadino, aveva un sacco di proprietà immobiliari. La cooperativa allora gli dice: senti, ma su quel terreno possiamo costruire una comunità per disabili a partire, tu ci dai il terreno gratis, noi ci prendiamo in affido questa persona fino a quando muore, e il problema nostro, che nel frattempo la cooperativa comincia a fare cose nelle scuole, poi a cose nel centro diurni, cioè non è che non lavorava con i comuni, però nel giro di 2 anni, siamo nel 95, viene fuori questa comunità, Franco va a vivere lì, si chiama Franco perché poi è morto 3 anni fa. Insomma, da una situazione di sfiga che già viene fuori una comunità di 10 persone nel suo posto dove abitava, posto tra l'altro bello. La cooperativa poi va avanti, apre un laboratorio ergoterapico, poi apre delle attività di inserimento lavorativo, poi fa le vacanze, insomma, va abbastanza bene, si costruisce, e non immaginate sempre, ma sei a Bergamo, cioè sono, ecco, non immaginate, mi raccomando, non fate i sudisti spaccacoglioni, cioè non c'ho voglia di stemmenate, è durissima anche lì, capito? Cioè quando si toccano certi punti è sempre dura, perché certi zoccoli culturali... E comincia, porta dentro in consiglio di amministrazione un genitore, quindi non sono solo dei lavoratori, poi ci arriveremo sulle forme, tu metti il tuo cliente. Adesso salto tanti passaggi. Oggi la cooperativa ha avuto dall'amministratore di questa persona che ha visto tutto il processo di lavoro in donazione altre 10 case, capito? Il papà di un altro disabile che è entrato dentro la cooperativa, adesso gli ha detto: guarda, io ho qua 500.000, erano i risparmi. I soldi messi, guardate che le famiglie dei vostri ragazzini c'hanno via qualche centinaia di migliaia di euro ciascuno, ne? Vi è chiaro questo? E prima o poi dovete parlargli, Questa è deontologia professionale, ma dovete proporgli qualcosa di serio, Dovete sostituire il fratello Johnny che non c'è più, Il cugino Riccardo che non c'è più. Dovete sapergli fare una proposta finanziaria, mi spiace che andate via la vostra amica, che non è solo quella che vi fa le fatture, deve essere quella, cioè tu non vedi l'altro come un cliente, vedi l'altro come un compagno di viaggio. A un certo punto diventa addirittura un tuo azionista.
Adesso per usare termini. Ti è chiaro? Ora, questo esempio potrei fartelo in tanti casi, immigrati. Degli anziani, è pazzesco. Anche perché ci sono intere categorie di anziani che buttano via i soldi con le macchinette, eh? Hai capito? Sapete proporgli qualcosa di diverso? Avete un'emozione simile voi da proporgli? Vi siete mai chiesti come mai giocano alla macchinetta? Solo a Taranto stiamo parlando come minimo di diverse centinaia di migliaia di euro buttate alla cazzo, addirittura nelle isole, non so dove, Cayman, perché dietro a sti qua ci sono sempre grandi multinazionali. Cioè, ma perché voi da Taranto fate andare i soldi alle isole Cayman, cazzo? Hai capito? Però se tu c'hai in mente l'onanoterapia o cioè il tel vecchietto non lo vedi. O ti immagini che sia solo a un certo punto un tuo cliente per risistemargli la testa e non farlo più lavorare alla macchinetta. Sì, la terapia serve, sì, fino a un certo punto, servono tante altre cose. Questo è un passaggio, non immaginare che gli altri sono solo dei clienti. Vada bene, e qui faccio un salto. Uno degli incontri, diciamo, rilevanti che ho avuto in questi anni è anche col mondo anglosassone, io li conosco abbastanza bene. Allora, se voi prendete l'Harvard Business Review, quindi non la rivista di psicoterapeuti per nani, l'Harvard Business Review, dal 2010 usa queste parole, share economy, community value. Cioè, questi sono la scuola di formazione del management delle multinazionali, eh? Tanto è vero che stai vedendo adesso che le parole d'ordine ci sono servizi condivisi, cos'è Groupon, cos'è il car sharing, oh, stiamo usando tutte parole anglosassone, cioè ci stanno colonizzando sul nostro territorio, sulle nostre pratiche per farsi totalmente i cazzi loro e noi andiamola così. Ed è esattamente un rapporto diverso e non rigido e non statico tra fornitore e cliente, tra azionista e management, ma è un gioco di gruppo, è una forma di cooperazione, capite? Ma perché la storia dell'individuo che girava intorno a sé e si comprava il mondo è scoppiata con la crisi? E il modello che sta venendo fuori nel nuovo capitalismo assomiglia molto di più alla nostra tradizione, col fatto che però si massimizza alla fine per pochi azionisti. Qui socializzate tutti i figlioli, ma voi non fate un cazzo di quattrini, qui li fa tutti il minchione trentenne, eh? Eh no, siamo 10 volte stronzi. Ah, poi Facebook per voi, se siete bravi, manderete i vostri prodotti, però chi si fa i soldi con la pubblicità sui coi vostri click siete mica voi, è lui, eh? Ah, che community che abbiamo fatto, ah, che bello! Minchioni. E certo che l'hai pagato. Ma io ho grandissimo rispetto da quelli che sono capaci di fare il denaro, eh. Io non ho una visione etica che i buoni statuti è una parte. Però bisogna sapere cosa state facendo. Torno lì. La domanda è con chi lavorate, non per chi lavorate. Con chi lavorate. È molto semplice il passaggio, Ma è un passaggio fondamentale. Con chi costruite il valore. Nel vecchio modello era tutto per, poi poteva essere un utente, parola, o totalmente cugina di erogazione. Ricordatevi che la parola utente nasce col telefono, è la SIP, perché era l'unica azienda, la parola utente è legata esattamente al monopolio. Cioè di là c'è un acefalo totale che gli è stato messo in mano una roba e la deve usare. Pensate che nel welfare noi abbiamo continuamente usato queste parole, utente, minchia. Poi siamo saltati cliente, no? Non c'è né utente né cliente, c'è una persona che fa delle cose con te. Tra l'altro non è mica detto che domani sarà lei a farti un servizio, eh? Ma questo non lo sto vivendo io col mio papà? Mio papà, che è stato il mio papà fino a 10 anni fa, oggi sono io il papà di mio papà. È evidente dal punto di vista della relazione simbolico di responsabilità. Ma questo ci succederà a tutti. Tornate al punto d'inizio. L'allungamento della vita cambia i cicli di vita. Tra l'altro in una società piatta, nel rapporto tra me e mia figlia, è chiaro che io devo diventare sempre più consapevole che io sono papà perché lei è mia figlia, eh.
C'è un rapporto di potere che va decostruito e ricostruito tutte le volte, non è cristallizzato. Io non sarei papà se lei non fosse mia figlia. Capite che è diverso? Prima eri papà comunque. Questo è un percorso di consapevolezza e di arricchimento che porta in un altro mondo, a costruire anche forme familiari diverse. Adesso non voglio spingervi, però questo vi potrebbe aprire a tante cose. Con chi? Con chi lavorate? Con chi generate valore? E valore è valore economico, valore sociale, valore relazionale, valore reputazionale, valore di convivenza, valore artistico. Anche questa cosa, riconiugare il bello e il buono. Questa è la tipica tradizione italiana. Ricollocare il giusto e il buono. Se noi reintegreremo questi elementi, genereremo anche forme in cui la vostra professione sarà a servizio. Però appunto bisogna immaginare il con, bisogna immaginare il con, non il per. Voi su lì siete a mezza costa per ora, siete a mezza costa, ma giusto. Però guardate che ringraziate Dio che siete partiti senza comune, ASL, ringraziate Dio, perché se eravate, chi è in quella macchinetta là fa molta fatica a venirne fuori. Però potrebbe essere, tenetela lì, domani mattina la riprendiamo, che dite, magari qualcuno, qualche cooperativa intelligente c'è su cui possiamo cominciare un'alleanza e io posso essere una sorta di enzima dentro la cooperativa per fargli fare quella trasformazione. Non è che il vecchio, io non sono un rottamatore. Non è che il vecchio si butta via, non è questo il tema. Bisogna riallearsi col vecchio disponibile a generare il nuovo. Col vecchio che se ne sta lì, attaccato al cadreghen, capito? Lasciate perdere. Mandate, c'è magari qualche organizzazione anziana che invece questa propensione positiva ce l'ha. Che sa. Questo per me vale nelle persone plurali, organizzazioni, vale nelle persone singolari. Per darvi un po' di speranza, lo vedete oggi, l'ultima cosa che ho fatto insieme agli altri è stato appunto generare senza nessun soldo pubblico, adesso sono arrivati a una trentina, di luoghi di cura di medicina territoriale. Mi sono tirato addosso il mondo, mi hanno rotto i coglioni tutti, capito? Ah, ma allora vuol dire le ASL, le regioni, tu vai verso la medicina privata. No, dico semplicemente, prendo atto che ci sono già 35 miliardi che si sono spostati di lì e che il no profit è buona cosa che cominci a non lasciare in mano questa cosa a quattro baroni del cazzo che si fanno dare 200 euro in nero o alle multinazionali spagnole, la Vital Dent, la Dental Care, ce l'avete già a Taranto, sono arrivate di sicuro, e che per cambiarti la dentiera ti vendono il finanziamento, perché questi hanno dietro la Santander, la BBC, cioè, è chiaro? Dico, ma perché non mi interessa? Perché i disabili non hanno bisogno di essere curati i denti? Perché il problema degli anziani e i denti non esiste? Perché se io aiuto una famiglia a risparmiare il 40% sul dentista, sto facendo lo stronzo? Sono arrivato a interessarmi ai dentisti, capite? Cioè, però quella roba lì non ha dentro un soldo dello Stato. Eppure è andata. È pubblica? Per me è pubblica. Anche perché nel frattempo i ticket pubblici, da noi le prestazioni costano 55-60 euro, una visita ginecologica fatturata, andate a vedere al pubblico quanto vi fanno pagare una qualsiasi cosa. Allora, di cosa parliamo? Allora, quando sei arrivato lì, dopo vai all'ASL e gli dici scusa, il pronto soccorso? I codici bianchi, possiamo gestirli noi? No, ma si fa così, capite? Perché siete persone uniche, dignitose. Invece noi abbiamo l'immaginario che c'è sempre qualcuno più bravo di noi che deve fare le cose perché moralmente... Non è così, non è più così da tempo. Non è che il politico, la struttura pubblica può fare molto di più di voi, È inchiodato dentro il pagamento delle TAC, delle protesi, delle provette, delle medicine. C'è un bilancio praticamente bloccato con gli ospedali solo che ha costruito per i prossimi 20 anni. Ma poi ve lo faccio vedere, è possibile, sì? E da chi sono andato? Ho bussato, bussate voi. Sono andato anche da qualche ricco, ma non a chiedergli l'assegno di Natale, a chiedergli di entrare in capitale.
esplicitamente. Tu, Corrado Passera, ci metti 2,5 milioni come Banca Intesa in questa cosa? E gli ho spiegato perché va in giro a raccontare che sei la banca del paese. Stiamo andando al 2005. Prima avevo già fatto una cosa per 400 asili nido con lui, quindi non avevo dato dimostrazione che si poteva fare. E li abbiamo fatti i 400 asili nido. Si chiama PAN, andate a cercarlo, progetto asili nido. PAN. Cioè, e certo, spero, finisco, sono andato, lui, e sei andato, l'hai conosciuto prima, hai cercato di capire, hai provato a capire qual era anche il suo interesse, ma no immaginando che l'interesse è sempre per forza egoistico. La parola interesse è interesse, è l'essere tra, capite? La parola interesse vuol dire essere tra. Ha fatto un buon investimento? Assolutamente sì. L'ha messo in capitale. Sono andato da una banca popolare, ricordandogli che alla fine dell'Ottocento faceva le mutue. Non c'era banca popolare e banca di credito cooperativo che non avesse dietro una mutua, cioè aggregazione della domanda. Capite? Allora ti interessa? Ha detto che ti interessa, se no la tua identità dov'è? Sono andato dagli artigiani che hanno le loro casse, sono andato al sindacato, sono andato alle ACLI, sono andato da una assicurazione, li hai tutti tenuti in minoranza, hai tenuto il consorzio di cooperazione sociale in maggioranza e hai raccolto 4,5 milioni di capitale. Certo, il giovane è più bravo di voi, è più vecchio, cioè, si può fare, non c'è dentro un cazzo di soldo pubblico lì. È pubblico quello che facciamo? Assolutamente sì. Perché non ho l'obiettivo di massimizzare il risultato monetario. Mi servono i soldi giusti per continuare a generare valore. Dentro uno schema trasparente teniamo insieme la psicoterapia col dentista. Nello stesso luogo c'è il dentista, la psicoterapia, il ginecologo, il gruppo di autoaiuto degli alcolisti, l'incontro degli autistici. Le prime psicologhe assunte dove sono? In reception. La psicologa impari a stare in reception. Perché sta in reception? Perché ascolta le richieste. Questa è una bella differenza con quelle di Vitalden, che hanno la figona con le calze a rete che ti infila il finanziamento nei denti. A me interessa che se uno mi viene a chiedere l'apparecchio, ho tempo, fiducia, relazione per parlare anche della sua mamma con l'Alzheimer e dirgli come va, possiamo fare qualcosa. Magari veniamo noi da lei col dentista a domicilio, che devo aspettare la regione, devo aspettare il ministero, ma non aspetto un cazzo nessuno. Qualcuno ti denuncia, sì, ma allora gli innovatori hanno sempre fatto un po' di galera. No, non ha fatto galera Mandela, non ha fatto galera Gandhi. Possibile che in galera si va solo perché si ruba, cazzo. Si può rifinire in galera perché si trasgredisce per una cosa buona. Nel frattempo sono nate le mutue. Adesso non sto a menarvele, la strada è faticosa, sì, molto faticosa, è bella, sì. Ma è molto simile alla cosa di Franchino, della casa, della comunità. Questo è un impianto, diciamo, industriale, più grande, ma è simile a quella cosa piccola, no? Certo, devi avere a che fare con i medici. Devi avere a che fare con gli architetti quando pensi agli interni e devi riorganizzare quel posto in quel modo piuttosto che quell'altro. Vai a recuperare tutti gli ordini religiosi sanitari, perché io sono di origine cattolica, e vai a dire ai camigliani, oh, ma vi ricordate come siete nati? Non per gestire gli ospedali, andava in giro con l'asino San Camillo a raccogliere i feriti. Voi siete nati sul territorio. I valori, le risorse, vai a cercarle, ti muovi. Vai anche poi alla fine della regione, sì, ma ve la lascio la vostra regione, il vostro comune, la vostra, per l'amor di Dio. Non immaginate che da lì tirate fuori chissà che è. È già bello che promuovono dei momenti così in cui, perché anche loro hanno il problema di generazione del valore, lo sanno molto bene che qui si rasa tutti gli anni. Ma non solo perché i cattivi, torno a dire, potreste avere il vostro presidente della regione al governo, ma le dinamiche strutturali, cioè una tassazione arrivata ormai al 47, dove vai? Certo, potete andare dalla regione e dirgli, ma scusa, ma quel centro di formazione professionale
ma perché lo gestisci così male? Facciamo una sperimentazione e ci mettiamo dentro una sperimentazione particolare per i disabili. Ma certo, bisogna usare anche sul versante pubblico, però bisogna usare con delle idee. E nel frattempo bisogna costruire il valore su una visione. Certo, dite, John, però questa è anche una visione politica? Assolutamente sì. Ma torno all'origine, il welfare è strettamente collegato a una visione politica. Io immagino che pubblico non è uguale a Stato. Io immagino che le forme del pubblico siano plurali. Dopo 150 anni di storia italiana, questo lo dico anche facendovi l'elenco, che se non è così noi siamo morti. Penso che questa sia una forma di generazione della democrazia, assolutamente sì. E allora da lì io poi sono saltato all'acqua, ai trasporti locali, ai beni culturali, perché per me va applicato lo stesso tipo di ragionamento. I beni culturali in Italia si rigenereranno non per le sovrintendenze, se nasceranno dei soggetti dalla società civile che saranno in grado di portarli a valore, punto. Tra l'altro in questo territorio, se volete fare le cose con i disabili, dovete immaginare dell'integrazione di valore, ad esempio su quel comparto lì. Ma sto andando già, poi torno indietro, questo lo riprendiamo. Aia. Fonico? Sì. Mia madre, accanto dove abita, ha un piccolo appartamentino. La ragazza che lo abitava se n'è andata e allora ci siamo rivolti di nuovo all'agenzia. Per tutte le utenze, per tutte le cose, l'agenzia mi ha risposto: signora, non si preoccupi di questo, perché oggi noi siamo in contatto con una società che si occupa di fare tutti gli allacciamenti a un costo minore rispetto a quello del pubblico, che farebbe una persona se andasse all'ente del gas, all'ente dell'energia elettrica, eccetera, eccetera. Sono rimasta veramente di stucco, perché so che queste cose costano, hanno un costo abbastanza elevato. Quindi riuscire a trovare una forma di risparmio per l'utenza e di lavoro per il fornitore è, secondo me, veramente una bella idea questa. Perché quanti appartamenti stanno in Italia che si fittano? Tanti. Che si vendono? Tantissimi. Ma soprattutto di dare nell'immediato chi lavora che non può perdere tempo per andare. Ma poi c'è proprio il risparmio rispetto a questa cosa. Quindi chi ha avuto quest'idea evidentemente sarà andato all'ente dell'energia elettrica e avrà detto: sentite, io vi faccio questa cosa. Sarà andato dalle varie società che fittano e avrà detto: io vi fornisco questo servizio. Quindi fare anche no da tramite tra uno e tra l'altro. E insomma, idee come queste sono molto valide, perché, ripeto, forniscono soprattutto un risparmio a livello di costi e tra l'altro meno lavoro da andare un giro per gli uffici, perché chi lavora non sempre se lo può permettere questo. Quindi questa, per esempio, è un'idea, no? Che mi è venuta. No, però vedi, ad esempio, qui sei dentro l'area dell'ottimizzare, diciamo, c'è tutto uno spazio di ottimizzazione che secondo me avviene anche dentro i servizi sociosanitari educativi gestiti, diciamo, in prevalenza del pubblico, su cui si può assolutamente lavorare. Quello che vi dico è, vi inviterei a non, che quella lì non è la visione. Quella lì è una tattica di penetrazione, non so come dire. Quello lì è un meccanismo per generare uno zoccolo di valore, non fermatevi lì, se no fate appunto, diciamo, la forma moderna. Quello è importante, la domanda è: ma voi che cosa fate davvero? Torno a dirvelo, con chi lo fate? Che valore generate? Queste sono domande fondamentali, eh? Capito? Cioè, da noi ad esempio adesso sta esplodendo tutto il pezzo del car sharing, uso un altro mercato. Ma il car sharing, semplicemente accorgersi che si è saturato tutto lo spazio, diciamo,
di legato al che le cose che ha, che le cose che usi le devi possedere, e che invece ci sono cose che puoi usare un tempo limitato, però usandole insieme agli altri alla fine è un costo più basso. Cioè, che era un tempo quando ti prestavi la macchina tra gli amici, capito? Sono nate delle multinazionali su questa roba. Da noi, ad esempio, adesso decidi attraverso, in questo caso vale l'app, che fai quel viaggio per andare a Milano, lo fai con altri, lo fai a prezzi molto bassi, ma perché? Perché ognuno vuole uscire anche un po' dalla solitudine. La domanda è, ma quello lì è trasporto pubblico? La mia risposta è sì. Sì. E quindi quando si pensa nel dibattito che ho avuto col vostro amministratore delegato, quando si pensa al trasporto pubblico non devi più pensare ai pullman, col gas, alle vie, cioè devi pensare al trasporto delle persone. Vi faccio usare, diciamo, anche un po' intanto decentrarvi con la testa. Appunto, quando penso all'educazione dei disabili non sto pensando solo alle relazioni individuali o soltanto al metterli in condizioni di, sto pensando a costruire delle forme con loro. Ha detto una cosa bellissima. Mi seguite? Sì, sì. Perché hanno fatto un programma in televisione sul modello francese e facevano vedere proprio questo. Gli spostamenti delle persone che lavorano, organizzano le macchine, gliele fanno trovare nel posto che lascia l'autobus, la metropolitana, e vanno al posto di lavoro. Quindi la macchina, invece che impiegarla per una persona, la impiegano per quattro persone. Ma così. Del resto, quando io ho iniziato a insegnare, e insegnavo nei paesi, con i colleghi ci incontravamo per risparmiare la benzina. Sì, ma ad esempio all'aeroporto di Brindisi doveste farla questa roba qui, capito? Adesso che, cioè, dove avete tra l'altro i flussi certi. Ma che cazzo mai non la fate? Io questo alle cooperative sociali continuo a dire, ma siete matti a non fare? Ma perché lasciate in mano tutto alla Hertz, alla Avis? Cioè, ma perché? Ma soprattutto, cioè, quelli che arrivano dal nord a qui, questo cercano, Perché non c'è solo, vedi, torno al punto di vista, il cliente che vuole... No, il cliente non vuole soltanto i cazzi suoi. Vuole un po' di esperienze nuove. Scusate se vi faccio saltare, ma è importante che uscite, capito, dal meccanismo specifico, che pure è importante, ma deve entrare in un altro film. Dovete interessarvi, innanzitutto dopo lo vedremo, dovete conoscere molto bene la situazione a Taranto. Quanti disabili ci sono, come vivono, con chi vivono, che reddito hanno, che risparmi hanno i genitori, che proprietà patrimoniali hanno. Non solo quel momento in cui lo vedete, diciamo, a fare il ragionamento psicocognitivo o educativo comportamentale, la sua vita, perché voi avete il problema che il disabile Johnny, che oggi ha 20 anni, vivrà oltre i genitori. È quello lì il punto finale, e si cominciano a costruire le condizioni prima, non solo come abilità individuali, come condizioni di comunità, come esperienze di vita. Quelli sono investimenti, sono case, sono viaggi, sono lavoro. Capite? È un passo in più. Allora dovrete cercare uno che si intende di immobili, un immobiliarista, e dirgli, possiamo cominciare a fare dei ragionamenti su questi 250 disabili a Taranto? Quello certamente ha delle case sfitte. Poi gli dice, guarda, siccome io ho un mio amico che si intende di banche, che sarei io, perché faccio anche il consigliere di due banche, o meglio, di una banca, so che le banche sono piene di immobili, non sanno che cazzo farsene. E vanno tutti a sofferenza a fine anno in bilancio. Possiamo fare una proposta di gestione di quei 10 immobili della Banca Popolare di Bari? Che ce li ha certamente. Oppure vado da un ente religioso che sono pieni di immobili perché sono tutti vecchi e moriranno pure loro nei prossimi 20 anni. E no, si perderà il 30% degli ordini religiosi in Italia. La più grande immobiliare al mondo, Gli vado a fare una proposta. Magari vado a cercare quello che aveva il carisma delle orfanelle o dei ragazzi, come li chiamavano allora, mongoloidi. Dico, quelle tue quattro case. Facciamo un ragionamento. E poi va il problema, ma come facciamo in struttura? Allora va bene, vai a prenderti un first, fai anche un crowdfunding, organizza un momento collettivo legato alla presentazione di un libro. Cioè, c'entra con la psicologa? C'entra molto con la psicologa. Ma non bastate però, capite?
Vi serve qualcuno che è capace di organizzare gli eventi, vi serve... Ma tu facendo questo generi movimento, sì, generi energia. Guardate che il denaro è semplicemente energia congelata, eh. E solo dell'altra energia scongela il denaro, cioè lo rende... Serve dell'energia. Certo, se invece uno ha in mente che il denaro sono i soldi che c'ha lui in regione e io devo trovare qualche bus per tirarglieli giù, è il vecchio film. Ecco, vi sconsiglio quel film. Abbiamo dato? Va bene. Possiamo fare pausa, che manca 10 minuti? Ci lasci la pausa? La faccio io trasgressivo, poi mi decurti lo stipendio. Bene.